Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Versanti, Eccellenza Monsignor Romer, carissimi sacerdoti, carissime religiose, dico le suore della Divina Provvidenza, cara Suor Pasqualina, carissimo Daniele, diamo il benvenuto come comunità parrocchiale a questo evento, a questa celebrazione, a questo momento di grazia, e vi ringraziamo per la presenza, ringraziamo insieme il Signore per questo dono di vocazione, di chiamata, che anima proprio di dentro, all'interno di una comunità parrocchiale, anima alla chiamata che Dio rivolge a tutti, in particolare a qualche giovane, di seguirlo più da vicino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Nella solennità dell'Immacolata Concezione, cui la Chiesa esulta nel guardare questo modello di santità che è Maria Santissima, che come aurora annuncia nel tempo di Avvento la venuta del Salvatore della nostra Chiesa diocesana in questa comunità parrocchiale, come ha già detto il parroco, il saluto insieme a tutti i sacerdoti e insieme al vescovo brasiliano che è in mezzo a noi per dire la dimensione universale della Chiesa. Saluto in particolar modo Daniele e Suor Pasqualina che stanno per fare un altro passo importante nella loro vita di risposta alla vocazione del Signore per dedicarsi interamente al suo regno. Carissime, oggi è davanti all'Assemblea del Popolo di Dio, il nostro fratello Daniele chiede di essere ammesso tra i candidati al sacramento dell'ordine. Gesù ha detto: pregate il padrone della messa perché mandi operai nella sua messa. Corrispondendo alla sollecitudine del Signore e alla necessità della Chiesa, questo fratello è pronto ad accogliere la divina chiamata con le parole del profeta: eccomi, manda me. Con l'aiuto di Dio e la nostra unanime preghiera, egli confida di essere fedele alla sua vocazione. La chiamata del Signore si riconosce e si giudica attraverso i segni con i quali Dio manifesta nel tempo la sua volontà a uomini saggi e prudenti. Il Signore non lascia mancare la sua ispirazione e la sua grazia a coloro che chiama a partecipare al sacerdozio gerarchico di Cristo, mentre affida a noi il compito di discernere l'identità e l'idoneità dei candidati. Riconosciuta l'autenticità della chiamata, potremo consacrarli con il particolare sigillo dello Spirito al servizio di Dio e della Chiesa. Con il sacramento dell'ordine saranno abilitati a continuare la missione stessa salvifica compiuta dal Cristo nel mondo. A suo tempo, associati al nostro ministero, essi serviranno la Chiesa con la parola e i sacramenti, edificheranno così la comunità alla quale saranno mandati. E ora ci rivolgiamo a te, Figlio carissimo, che hai già iniziato il cammino della formazione per imparare a vivere secondo l'insegnamento del Vangelo, perché consolidato nella fede, speranza e carità cresca nello spirito di orazione, nello zelo apostolico per guadagnare a Cristo tutti gli uomini. Figlio carissimo, Daniele, pastori, maestri, responsabili della tua formazione, tutti coloro che ti conoscono hanno dato di te una buona testimonianza e noi la riceviamo compito. E tu, in risposta alla chiamata del Signore, puoi portare a termine la tua preparazione per essere pronto ad assumere nella Chiesa il ministero che a suo tempo ti sarà conferito per mezzo del sacramento dell'ordine? Sì, lo voglio. Puoi impegnarti nella formazione spirituale per divenire fedele ministro di Cristo, del suo corpo che è la Chiesa? Sì. Ascolta, Padre Santo, la nostra preghiera e nella tua bontà benedici questo tuo figlio che desidera consacrarsi come ministro della Chiesa al servizio tuo e del popolo cristiano. Si presenti ora Suor Pasqualina Mucci. Figlia carissima, che cosa chiedi a Dio e alla sua Chiesa? Delle piccole suore della Divina Provvidenza e di perseverare nel mio proposito fino alla morte. Rendiamo grazie a Dio. È già un
frutto prima che venga al mondo quell'uovo virgulto sulla radice di esse che riporta l'albero dell'umanità alla bontà dei suoi frutti, non più inselvatichito dalla trasgressione originale. L'Immacolata non è solo un segno, è già una realtà così vicina a Dio, così simile a quel progetto iniziale di Dio, a quell'immagine di Dio cui era stata creata l'umanità. Noi siamo di fronte non a un quadro ma a uno specchio. Pur nascendo noi invece segnati dal peccato, e allora guardando a Maria oggi esultando, non possiamo solo dire quanto è bella. Vuoi con l'aiuto di Dio abbracciare per sempre la vita di imperfetta castità, obbedienza e povertà che fu scelta da Cristo Signore e dalla sua Vergine Madre? Sì, lo voglio. Vuoi con la grazia dello Spirito Santo dedicare generosamente tutta la tua vita al servizio del popolo di Dio? Sì, lo voglio. Vuoi consacrare tutta la tua vita a Dio nella solitudine, nel silenzio, nella preghiera assidua e nella penitenza generosa, nelle buone opere, nell'umile fatica quotidiana? Sì, lo voglio. Dio, che ha iniziato in te quest'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Amen. Restiamo in piedi e ci uniamo nel canto delle litanie, che possiamo trovare a pagina 7 del libretto. Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, prega per noi. San Michele forza del Dio che salva, prega per noi. Santi angeli ministri della gloria, prega per noi. Giovanni voce che grida nel deserto, prega per noi. Giuseppe sposo della Vergine, prega per noi. Giovanni Maria umile prete servo del Gregge, prega per noi. Caterina costruttrice di pace, prega per noi. Teresa maestra nella vita di orazione, prega per noi. Teresa Grillo Michele, madre dei piccoli e dei poveri, prega per noi. Voi tutti santi e beati del Signore, pregate per noi. Nella tua misericordia, salvaci Signore. Unisci all'opera redentrice del tuo Figlio coloro che professano i consigli evangelici. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questa nostra sorella. Ascoltaci, Signore. Accogli, Signore, le invocazioni del tuo popolo e con la tua grazia prepara questa tua figlia, perché il fuoco dello Spirito Santo la purifichi dal peccato e la infiammi con l'ardore della carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Suor Pasqualina leggerà ora la sua professione perpetua, scritta di suo pugno. Quindi il Vescovo pronuncerà su di lei la preghiera di benedizione. Io, Suor Pasqualina Mucci, davanti alla comunità qui riunita e nelle sue mani, Reverenda Superiora Provinciale, Suor Rosanna Bergamini, faccio voto a Dio di vivere per tutta la vita la castità, la povertà e l'obbedienza nella vita comunitaria, secondo le costituzioni di questa congregazione, delle piccole suore della Divina Provvidenza. Disponibile allo Spirito Santo, voglio nella vita comunitaria impegnarmi nell'edificazione della Chiesa, testimoniando l'abbandono filiale
a Dio nel servizio ai fratelli, specialmente dei più bisognosi. Dio, creatore del mondo e padre di tutti gli uomini, noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie perché dalla stirpe di Abramo hai scelto un popolo che gli hai dato la gloria del tuo nome e l'hai consacrato a te. Con la tua parola lo hai confortato mentre errava nel deserto e l'hai protetto con la tua mano potente. Povero e disprezzato, lo hai unito a te con un patto d'amore. Quando si allontanava, con grande bontà lo hai richiamato ai sentieri di giustizia. Quando ti cercava, gli sei andato incontro con amore paterno fino a introdurlo libero nella terra promessa. E noi, Padre, ti benediciamo perché in Gesù Cristo, tuo figlio e nostro fratello, hai voluto chiamarci alla luce della verità. Egli, nato dalla Vergine Maria per redimere il tuo popolo dal peccato, morì sulla croce e con la sua risurrezione preannunziò la gloria futura. Asceso alla tua destra, mandò lo Spirito Santo per chiamare innumerevoli discepoli che, seguendo i consigli del Vangelo, consacrassero tutta la vita alla gloria del tuo nome e alla salvezza degli uomini. Risuoni oggi la tua casa di un cantico nuovo per questa nostra sorella che, docile alla tua chiamata, si è offerta al tuo servizio. Manda, un Signore, il dono dello Spirito su questa tua figlia, che per te ha lasciato ogni cosa. Risplenda in lei, o Padre, il volto del tuo Cristo, perché renda visibile la sua presenza nella Chiesa. Con il tuo aiuto conservi libero il suo cuore, per prendere su di sé le ansie dei fratelli e servire il Cristo sofferente nelle sue membra. Negli eventi umani sappia vedere la divina provvidenza che li guida. Con il dono della propria vita affretti l'avvento del tuo regno in attesa di riunirsi ai tuoi santi nella patria celeste. Per Cristo nostro Signore. La consegna del crocifisso è il segno visibile della totale dedizione di Suor Pasqualina a Cristo Signore, il suo Sposo, che ha offerto la sua stessa vita per noi. Sposa dell'Eterno Re, ricevi il crocifisso e custodisci integra la fedeltà al tuo Sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Figlia carissima, tu fai ora parte di questa famiglia delle piccole suore della Divina Provvidenza. Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa che, ascoltando la tua voce, io ricordi dove porta la mia strada nella vita l'incontro con te. È così che, con il cuore pieno di gioia, sento di dover dire grazie a Dio per il dono della vocazione e oggi in particolare per avermi chiamato a promettergli il mio amore e la mia fedeltà per tutta la vita, nonostante le mie fragilità. Voglio dire tutta la mia gratitudine ai miei genitori che mi hanno donato la vita. Un particolare grazie, in modo particolare a Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Versalli, Vescovo della Diocesi. Grazie al parroco Don Mario Bianchi per la sua disponibilità, a Don Giampaolo e a Don Emanuele, a Don Luigi Riccardi e a tutti i sacerdoti che hanno concelebrato e reso solenne questa celebrazione eucaristica. La nostra fondatrice, Madre Teresa Michel, mi siate compagna e maestra a vivere nel mio quotidiano il vero spirito delle piccole suore della Divina Provvidenza. Grazie a tutti. Spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.